Io sono in notturna a Torre del Lago insieme a un grandissimo autore, cantautore e fondatore di Formula 3, Gabriele Lorenzi. Ciao. Ciao. Oh, che piacere. Siamo al buio, ma non ci interessa, la musica ci illuminerà. Senti Gabriele, sì. Inizia a raccontarci un po' di te. Io ti dico i samurai. Mamma mia! Si vede che ho quasi 80 anni, ma guardati benissimo, no, E suona benissimo. Dentro no, dentro sono sei un ragazzo. Bimbo, sono un bimbo. Samurai. Samurai è stato un gruppo fortissimo. Non abbiamo fatto un disco, ma così, ma senza pretese. Samurai in Inghilterra e avevamo un chitarrista grandissimo che era Paolo Tofani, che poi è andato negli Area, poi ha fatto Hare Krishna e ora fa i concerti da solo, che è stato un grande. A un certo punto devi sostituire qualcuno nei Camaleoni. Sai tutto. Sì, e andai a sostituire Mario Lavezzi perché è andato a fare il militare. Praticamente i ragazzi dicevano facciamo i Procolarum italiani. Ma mi sta bene, facciamoli. E abbiamo iniziato questa avventura che è durata poco, ma è perché io forse come ultima ruota del carro pretendevo qualcosa in più tecnicamente. E questo qualcosa in più viene fuori con Alberto Radius. Sì, perché i ragazzi dissero: Gabriele, noi vogliamo suonare così, allora. Sai, ci dispiace, ma vabbè, ci lasciamo con affetto lo stesso. E Alberto Radius era con i quelli, ti ricordi quelli, sì. No? Ecco, era con i quelli e venne via perché praticamente tornò dal militare Francone, Franco Mussida. Era con me e dice: dai, facciamo qualcosa insieme, era tanto che noi ci conoscevamo dal 62, ieri. Sì, da ieri. E tramite un nostro caro amico che faceva l'impresario, che era Franco Mamone, che è stato praticamente il primo a portare i grandi nomi rock in Italia. Vero. È stato. E disse: guarda che c'è la possibilità di fare un gruppo tramite un produttore che è il proprietario dell'Altro Mondo di Rimini. Andammo alla ricerca del batterista, perché noi eravamo senza batterista, io e lui sono in pensione dove abitavo io, perché vivevo in pensione e si spendeva la bellezza di 1500 lire al giorno, mangiare due volte e due volte. E quando se lo portano a 1800 ci sarà più occhio. Ci credo. E niente. E c'era un batterista lì di Napoli che era Tony Cicco. Esatto, quindi avete già capito. Che lavorava con Checco dei Giganti. Pensa a te. Che lavorava Checco delle cose. Scherzo, vai a sentire, vai, è bravo come batterista e poi canta anche bene. Insomma, si partì per Rimini e ci fu un seguito di amici da Milano e si iniziò l'avventura e il proprietario dell'Altro Mondo, il povero Gilberto Amati, che purtroppo perì in un incidente stradale proprio davanti al suo locale, e fu lui a darci il nome Formula 3. Formula 3. A questo punto avete capito perfettamente, ma l'avevate già capito, con chi abbiamo a che fare. I Formula 3 praticamente sono, diciamo, l'anima rock di Battisti, lo posso dire? Beh, ho avuto la fortuna anche che nel 72, vi ricordate lo spettacolo con Mina, vero? Beh. Lucio e Mina, certo. A Teatro 10. Beh, della Formula 3 c'ero solo io. Mi chiamò e disse: ah, oh, vieni a fare questa cosa qua con la Mina. Io ho detto: volentieri. Solo. E praticamente andai a Roma e fu bellissimo. Io ti ho lanciato una cosa, ho detto volo. andava bene anche come verbo, cioè volo subito da Roma. Il volo è stata una cosa stranissima perché doveva esserci anche Tony Cicco nel volo. Poi Tony Cicco. Dovevate essere in sei, vero? Sì, in sei.
e secondo me è stato anche uno sbaglio, anche se il volo è stata una espressione nuova, è stato un nuovo prog, è veramente, abbiamo fatto delle due LP bellissime, ancora ogni tanto li ascolto e veramente i pezzi sono stupendi, nuovi, con delle sonorità pazzesche. E poi soltanto che era il periodo in cui la musica era di tutti, e la musica era di tutti, ma per chi? Per quelli che volevano entrare gratis, e basta, non volevano, cioè noi che, io mi ricordo che a Treviso in un teatro facevamo una tournée con De Gregori, la prima tournée che fece De Gregori, e poi c'erano gli Area, sì, e noi con il volo. Volevano stanno facendo casino fuori all'entrata del teatro, e uscì fuori come un dannato. Ma perché fate casino? Perché la musica di tutti, sì? La musica, vi porto anche le bollette, vi porto l'affitto di casa, certo, se la musica è di tutti, deve essere anche le spese, non è di tutti. No, è giusto. Senti. Hai avuto anche collaborazioni con Demi Russo, vero? Sì, sì. Era 75? Ho fatto, sì. Giusto? Era fine 74, sì, quando si lasciai il volo, che poi si sciolse. E io ero amico di Demi e disse, dai, io mi piace, vieni a suonare con me. E io feci la tournée in tutta la Gran Bretagna. Era eccezionale. Senti, si fa un balzo, facciamolo al 2016. Ma guarda che quando mi prendi da lontano è meglio, perché si vede che ho 103 anni. No, è vero. Quindi balziamo al 2016. Nasce. Era l'idea di fare questa nuova formula 2016. E poi fra una cosa e l'altra non siamo riusciti ad andare avanti, perché quello insegnava, quello lavorava, quello andava di là, poi uno era di Firenze, uno era impossibile. È impossibile. E nonostante tutto, con Antonello, che è il bassista, bravissimo, siamo rimasti in contatto e hanno detto, però io ci insisto, e tramite lui abbiamo incontrato, cioè mi ha presentato Andrea Romentini, che è un batterista della Madonna. Si può dire batterista? Sì, si può dire batterista. Si può dire. È stato fortissimo, perché musicale al massimo, e chiaramente ci sono messi di buzzo buono, ma anche lì, nonostante tutto, che uno fosse di Lucca e l'altro di Pontedera, siamo riusciti a fare le prove. Certo, e non è poco. No, guarda che è una fatica pazzesca, che sì. Poi dopo magari 10 giorni non ci si ricordava più nulla, cominciamo da capo. insomma. Ora è partita questa nuova avventura, grande, perché il 20 novembre, a parte il 15 che abbiamo il debutto ufficiale a Roma, ma il 20 novembre facciamo un teatro, nel Teatro della Conciliazione del Vaticano. Bello. Con dei proventi che vanno al Bambino Gesù all'ospedale. Nobile anche. Sì. E faremo un tributo alla Lucio Battisti e dall'altra parte il tributo a Lucio Dalla. Che bellezza. Perché ci saremo due gruppi sul teatro, sul palco, e in mezzo ci sarà il coro di Baglioni. Che bellezza, che bellezza. E interverranno, hanno già aderito Fiorello, Baglione, Verdone, tutti verranno. E allora verremo anche noi a intervistarvi, certo, tutti. Diamine, e vi aspetterò. Io ti dico grazie mille e viva la musica. Ciao!